Oggi siamo qui con il signor Antonio. Io voglio innanzitutto ringraziare il signor Antonio perché oggi con la sua testimonianza ci racconterà la propria storia e speriamo che la propria storia possa essere di aiuto a chi ci vedrà e ci ascolterà. Prego. Allora, buongiorno, mi chiamo Antonio, ho 32 anni e sono nato a Sri Lanka. Sono figlio adottivo da 3 anni e ho una foto di mia madre dietro, però c'è scritto in indiano e non riesco a tradurla. Quindi lei non ha mai conosciuto la sua mamma naturale. No, mia madre non l'ho mai conosciuta, ma la vorrei conoscere nell'arco di quando sarà più grande. Quindi, insomma, un'adozione è un evento importante nella vita di un bambino, anche perché lei mi diceva che aveva solo 3 anni quando è arrivato in Italia con i suoi genitori e della sua famiglia adottiva. Che ricordi ha della sua infanzia? Che bambino era Antonio? Allora, nella mia infanzia ero un bambino agitato, giocherellone con mia sorella e non andavo tanto d'accordo perché io e mia sorella eravamo diversi, perché io ero quel figlio adottato e invece lei era la loro figlia. Mi sta dicendo che lei si sentiva diverso rispetto a sua sorella? Sì, ero diverso per la situazione che la voglia di non essere il loro figlio, e allora da lì io ho cominciato la mia storia con l'alcol. Ecco, quando ha saputo, di essere stato adottato, era già più grande e soprattutto come ha reagito di fronte a questa notizia che immagino, sia stata una notizia sconvolgente. Sì, per me io ho avuto questo problema qua e da questo problema non andavo d'accordo con i miei genitori e allora da lì io non rimanevo con loro e rimanevo anzi andavo soltanto in camera e non stavo nemmeno a tavola con loro. Quindi possiamo dire che questo isolamento, in cui lei si è messo dopo aver appreso questa notizia è stato poi anche la causa scatenante della sua, dipendenza, del suo abuso di alcol. Sì, è cominciato la storia con il mio alcol da quando ho finito le medie, ho fatto una scuola serale e da lì io portavo in classe il vino, tutto l'alcol e lì cominciò la mia storia. Ecco, visto che lei mi parla appunto del periodo scolastico, possiamo dire che anche gli amici, la frequentazione di certi amici ha avuto un certo peso nella sua dipendenza? Sì, avendo fatto tre amici, la prima compagnia è stata, mi è venuta a scartarmi perché avevo portato l'alcol da loro, poi la seconda compagnia, sempre lì avevo portato l'alcol, ma ho portato anche la cannabis e da lì mi avevano scartato, allora la terza compagnia, ma invece lì mi hanno accettato perché si poteva bere e fumare cannabis. Quindi possiamo dire che lei, anziché scegliere di fronte alla possibilità di scegliere una compagnia che possiamo definire sana, nella quale non entravano sostanze, nella quale si conduceva uno stile di vita sano, lei invece ha scelto di frequentare quegli amici che hanno contribuito ad accrescere il suo problema. Ecco, ma in questi anni in cui lei faceva uso di alcol, i suoi genitori come reagivano di fronte a questa sua difficoltà? Come veniva vissuta in famiglia questa sua dipendenza? La mia dipendenza io l'ho vissuta con i miei genitori male perché entrando nell'alcol io a casa non riuscivo a stare con loro e non riuscivo anche a parlare con loro, starmi a tavola, prendevo, mangiavo e me ne andavo subito direttamente a mia cercato di aiutarla, anche se immagino non sia stato facile perché da quanto mi sta dicendo lei tendeva molto a isolarsi e a non condividere i propri problemi con la sua famiglia.
Mio padre ha visto un sito internet che c'era una comunità che si chiamava UFRA e da lì mi hanno portato qua a questa comunità e da qua ho cominciato a lavorare sui miei progetti dell'altro. La decisione di intraprendere un percorso, di farsi seguire da un servizio e quindi appunto iniziare un percorso all'interno della comunità, è stata solo dei suoi spinta, dai suoi genitori, oppure anche lei era consapevole di avere realmente bisogno di aiuto? Sì, lì ho avuto tanti problemi, mi sono fatto aiutare dalle operatrici e dai miei compagni, però non riuscivo a inserirmi perché lì ero più vivace, più cattivo, come ero anche da piccolo. Con i suoi compagni Con i aveva miei stessi problemi. compagni, anche gli operatori, non riuscivo ad andare d'accordo, non riuscivo ad avere un obiettivo con loro. Cos'è cambiato? È cambiato piano piano, crescendo, io ho cominciato a capire un po' come sono gli obiettivi, ho lavorato su di me, ho ascoltato gli operatori e ho ascoltato anche i miei compagni. All'interno del percorso che lei ha fatto finora e che sta ancora facendo, sente di aver avuto un aiuto importante da parte del suo gruppo? Sì, ho sentito un aiuto che mi aiutava ad avere un percorso per un futuro, avere un futuro che dovrebbe andare bene per un domani. Adesso che appunto come lei mi diceva si sente cambiato, si sente maturato, adesso che ha capito l'importanza di fare un percorso, di lavorare su se stesso, anche i rapporti con la sua famiglia sono cambiati. Sì, i rapporti con la mia famiglia, adesso rimango a casa, mangio con loro, ho tanti rapporti, non è che sto tanto in camera, rimango sempre con loro, aiuto delle volte anche mia madre a cucinare e tutto, e anche a parlare con mia sorella. Riesce maggiormente, quindi anche ad ascoltare i loro consigli, ad avere un dialogo. Sì, riesco ad avere anche tanti dialoghi e rimango anche molto ad ascoltarvi, avere un domani anche un progetto, stando ad ascoltare anche i miei genitori. Ecco, a questo proposito, infatti, volevo chiederle quali sono i suoi obiettivi per il futuro. I miei obiettivi sono avere un lavoro e avere una famiglia, andando avanti anche cercando qualche amicizia. Io vorrei chiederle se, data la sua esperienza che ci ha appena trasmesso, se si sente di dire qualcosa a quelle persone che la vedono e che magari come lei hanno un problema di dipendenza e per paura, per vergogna, non riescono a chiedere aiuto o non sanno a chi chiedere aiuto e quindi volevo appunto chiederle se lei si sente di dire qualcosa a queste persone. Sì, a queste persone voglio dirvi un aiuto a ragazze e a ragazzi, bisognerebbe stare solo attenti di non ricadere dentro l'alcol o delle sostanze, perché poi è difficile uscire. Se volete vi fate aiutare o dai vostri genitori, andate all'esterno. Signor Antonio, lo ringraziamo per la sua testimonianza che sicuramente potrà essere di aiuto a molte persone. Grazie Antonio.